Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, oggi facciamo una ricetta golosa. I cannoncini di pasta sfoglia ripieni di crema pasticcera classica e al cioccolato. Per realizzare la crema pasticcera avremo bisogno di pochi e semplici ingredienti: 40 g di amido di mais, 40 g di amido di riso. Se non trovate in commercio facilmente l'amido di riso, fate semplicemente 80 g di amido di mais. Si utilizza in pasticceria l'amido di mais per dare la struttura alla crema e invece l'amido di riso serve per dare maggiore cremosità. Una bacca di vaniglia bourbon oppure della semplice vanillina, 150 g di tuorlo, 250 g di zucchero semolato, 1 litro di latte intero e 100 g di cioccolato tritato. Versiamo il latte all'interno di una pentola e portiamola sul fuoco. Apriamo la nostra bacca di vaniglia bourbon. Ne tagliamo circa una metà. L'altra metà semplicemente la andiamo a conservare nel suo cilindro. E adesso non resterà che inciderla in questo modo. Dal lato del coltello, senza lama, la apriamo. E guardate, andiamo ad estrarne tutta la polpa che andiamo a mettere immediatamente nel latte insieme al baccello e lasciamo che arrivi a bollore. Versiamo lo zucchero all'interno della nostra ciotola. Insieme all'amido di mais e all'amido di riso. Diamo una bella miscelata in questo modo. E aggiungiamo i tuorli. Iniziamo a montare utilizzando la frusta. Voilà. Nel frattempo il latte è arrivato a bollore, non resta altro che aggiungerlo alla nostra montata di tuorli e zucchero. Ne versiamo una parte e iniziamo a stemperare il composto. Raschiamo bene i bordi della nostra boule. E naturalmente adesso riportiamo sul fuoco. Sempre mescolando.
Continuiamo a mescolare fino a che la nostra crema non si sarà addensata. Il movimento deve essere dall'esterno verso l'interno per andare a toccare tutti gli angoli della nostra pentola. In questo modo ci assicureremo che non attaccherà al fondo. Come vedete, la nostra crema si è spessita e si stacca dai bordi. Questo è il momento di spegnere il fuoco. Dobbiamo travasarla immediatamente, altrimenti andrà avanti di cottura. La adagiamo in una bella pirofila in Pyrex, grande, ampia, e la spatoliamo per alcuni minuti con una spatola. In questo modo la crema si raffredderà in fretta e inoltre acquisterà lucentezza. Prendiamo l'altra metà di crema che ci era avanzata e che avevamo lasciato direttamente in pentola. Lasciamo cadere quindi i nostri 100 g di cioccolato fondente tritato e iniziamo a mescolare con la spatola. In questo modo otterremo la nostra crema al cioccolato in maniera semplicissima, quindi basterà fare la crema soltanto una volta per ottenere due gusti. Vi do anche un trucchetto: se acquistate la pasta nocciola, che non è una crema al cioccolato alla nocciola, ma la pasta nocciola che viene utilizzata proprio per le creme e per i gelati, otterremo anche la crema alla nocciola, semplicemente aggiungendola. In questo passaggio invece vi sto mostrando che aggiungendo una piccola noce di burro alla nostra crema pasticcera, otterremo una crema pasticcera extra scioglievole ed extra fine al palato. Il burro riesce a regalarle quella cremosità in più. Provare per credere. Continuiamo quindi a spatolare fino a che il burro sarà completamente sciolto. A questo punto dobbiamo coprire con pellicola alimentare a contatto, quindi non basterà adagiarla sulla ciotola, ma deve proprio toccare la crema per evitare di lasciare ossigeno. In questo modo non si formeranno i batteri e la andiamo a riporre nel frigorifero, anche perché ormai non è più bollente. Facciamo la stessa identica cosa con la nostra crema al cioccolato. Qui non abbiamo aggiunto il burro, questo perché contiene naturalmente i grassi contenuti nel cioccolato. E quindi anch'essa è scioglievole al palato. È profumatissima. Riponiamola nel frigorifero. Adesso prendiamo un rotolo di pasta sfoglia già pronto che abbiamo acquistato al supermercato. Ovviamente l'ideale è farla in casa, ma siccome siamo in estate con queste temperature, sconsiglio di fare in casa la pasta sfoglia perché sarebbe impossibile. Tagliamola quindi a striscioline di circa 2 cm e procuriamoci dei cilindri in legno oppure in acciaio. Preferibilmente, se trovate dei cilindri con un diametro più piccolino rispetto a questi che ho io, sarebbe meglio. Semplicemente dobbiamo arrotolare la nostra strisciolina di pasta sfoglia, facendo aderire il lembo di pasta inferiore a quello superiore, quindi dobbiamo sovrapporli. In questo modo otterremo dei piccoli cilindretti di pasta sfoglia, ossia i nostri cannoncini.
che in questa versione vi mostro mignon, quindi piccini. Li disponiamo su una teglia da forno, rivestita da carta da forno, in questo modo siamo sicuri che non si attaccheranno alla teglia, anche perché adesso andremo a spolverizzarli con lo zucchero a velo, che li renderà leggermente caramellati. Inforniamo a 200 gradi per circa 16 minuti. E voilà, i cannoncini sono pronti. Recuperiamo dal frigorifero le nostre creme e le inseriamo nelle sac à poche, che ci aiuteranno a farcire i cannoncini al meglio. Basterà inserire la punta all'interno e far scivolare giù la crema. Riempiamo da entrambi i lati. Come vedete è una crema pasticcera bella corposa, quindi non colerà via. Delicata, cremosa. Una ricetta che vi consiglio vivamente di provare. E naturalmente facciamo la stessa cosa con la nostra crema al cioccolato. Spolverizziamo un altro po' di zucchero a velo e magia, i nostri mignon sono pronti per essere serviti. A me piacciono tanto dopo alcune ore perché la pasta sfoglia si amalgama con la crema. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, così semplice ma anche così golosa. Se così, ricordate di sostenere il mio canale con un semplice like e condividendo questa ricetta con i vostri amici. Io vi mando un bacione e ci vediamo presto nella prossima video ricetta. Ciao a tutti, buona giornata!